Ciao piccoli artisti, bentornati alla Bottega dei Pennelli. Pronti per la nuova puntata? Partiamo! Eccoci qua, bentornati nel nuovo progetto dedicato alla conoscenza dei pennelli. Se ti sei perso la puntata precedente, clicca sul link qui accanto o in descrizione. Il pennello che conosceremo oggi si chiama Lingua di Gatto. È uno dei miei pennelli preferiti. Come tutti i pennelli che abbiamo conosciuto, esistono sia di pelo sintetico che di animale. È una via di mezzo tra pennello tondo e pennello piatto. La forma si mantiene lavaggio dopo lavaggio. Ha un tratto morbido. Essendo arrotondato negli angoli e avendo il pelo con spessore sfumato verso la punta, non lascia striature e tracce di colore. Questo pennello permette di stendere in maniera uniforme il colore. È molto pratico per sfumare, è adatto a ritocchi, finiture e velature. Ora proveremo a utilizzare su tela il pennello. Mettiamo il colore nel piattino. Questo è l'effetto del pennello da asciutto con acrilico. Questo è l'effetto del pennello da bagnato. Bene, abbiamo finito anche oggi il terzo appuntamento dedicato alla conoscenza dei pennelli. Ci vediamo al prossimo appuntamento per conoscere un nuovo tipo di pennello. Se ti è piaciuto questo video, ti invitiamo a mettere il like al video e a iscriverti al nostro canale. Questo ci aiuterà a crescere e a offrirvi nuovi contenuti. Ciao, alla prossima!